Bentornati nel canale delle Burneo, siamo qui per Lecce Venezia, semifinale di ritorno dei playoff di Serie B. Allora, le notizie che li portano qui, come arrivano le due squadre al match. Allora, il Lecce è reduce da una sconfitta nel turno d'andata proprio contro il Venezia, è un risultato recuperabile per la formazione di Corini. La formazione salentina nella stagione regolare ha chiuso con il quarto posto a 62 punti, 4 punti in più del Venezia. Ricordiamo che l'andata è finita 1-0 in casa al Penso a Venezia del Venezia. Beh, questa. Poi, quanto riguarda il Venezia, abbiamo vinto 1-0 grazie alla marcatura di Forte. La stagione appena conclusa ha terminato al quinto posto con 59 punti. Le probabili formazioni le ho prese giù e le ho messe. Il pronostico che mette qua Lizia Sportiva dice che il pronostico è probabilmente un pareggio. Boh, vedremo. Le Burneo proverà a fare del suo meglio nel pronostico gameplay su eFootball PES 2021 Season Update. Poi il Venezia domani alle 6.30 se la gioca a Lecce per riuscire a passare il turno. Dall'altra parte, nell'altra semifinale, il Cittadella ha vinto sul Monza per 3-0. Quindi si potrebbe pronosticare una finale Cittadella-Venezia, ma speriamo. Andiamo. Dai Veneziale, dai Veneziale, dai Veneziale, dai Veneziale. Si chiama Francesco Forte, si chiama Francesco Forte, si chiama Francesco Forte. E segna sempre lui, e segna sempre lui. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola. Oh, Caressa Marchegiani, sempre in the box, Bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia. Guarda che entrata. Sì, l'arbitraggio è sempre molto bizzarro su questo gioco. Ma che bello lo stadio con la gente. Ecco qua, sarebbe Gabriel, Maggio, Luccioni, Der Macu, Gallo, Juma, Maier, Henderson, Mancosa, Stepin, Sikoda. Il Venezia invece va e si propone con Maempa, Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Ricci, Fiordilino, Tugurdò, Malè, Aramu, Forte e Yonsei. Che belle inquadrature che hanno fatto questo giro, le hanno cambiate. Vamos! Poi ha l'orso là, cosa si stava per fare lì? Bravissima. Cominciamo. Non hanno gradito la sconfitta all'andata in casa, l'avete sconfitta, l'avete già, non avete gradito la sconfitta al Penso, Maledetti. A sinistra con il passaggio e trova bene il compagno. Adesso devo schiacciare la dottore, fa il passaggio. Passaggio in avanti. Coda.
Henderson vuole sfruttare lo scatto e passa. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. E trova il compagno. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa. Peccata, una bella idea. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Mette la palla in avanti. Pericolo. Grande Mazzocchi. Poteva essere un'ottima occasione. Al centro c'è sempre meno spazio. Bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Niente, un po' di confusione in campo. Vai a porto. Bella apertura. C'è la palla filtrata. Stepinski. Mamma mia, Stepinski. Mi hai fatto fare il brividone sulla schiena. Palloni in profondità sono difficili da leggere. Che cazzo di tiro che ha fatto Stepinski, eh? Vabbè, mettiamoci in attacco anche noi, perché sennò qua fermo notte. No! Che cazzo è andato fuori? Va in culo di pochissimo. Ma io schiaccio i tasti, ma sto gioco non me lo fa. Cioè, non lo capisco perché. Cosa cascare così? Gioca con un pallone lungo. È brutta. Niente gol né da una parte né dall'altra. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Pallone lo stanno facendo girare bene. Sono in attesa dell'occasione giusta per cogliere di sorpresa gli avversari. E perde il duello fisico con l'avversario. Fuori gioco, cazzo, ma non mi proponete mai dalla parte giusta. Cioè, in dove se ne è fuori gioco, cazzo. Torniamo a modalità normale, va. Il portiere la spedisce su. Quindici minuti alla fine della prima frazione. Sì, ma è Gambù, eh. Si riparte. E spazzano. Cerca il compagno in aria. Henderson. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare. Lancio un po' a caso. Lucione. Non manca molto all'intervallo, ancora 0-0 in una partita però non priva di emozioni. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Si fa largo con grande determinazione. Tenta la conclusione. Il colpo di tacco la prova. Qui può partire il contropiede. Prova a fare tutto da solo. Si fa trovare pronto lontano. Coda. Se ne va. Ma il 46esimo non ti mio cai il gol di schifo, dai. Parti assa comunque. Cosa fa tutti i tacai? Smanaccia.
direttore di gara decreta. Sì, sì, intanto se fai che fare il gol anche. Dai, pista fino al primo tempo, dai. 0-0, 2-3-2, parti assa scandalosa. Non una brutta partita in ogni caso. Come ti sono sembrati questi 45 minuti? Guarda Fabio, a parte la mancanza di reti, non ci sono molti altri appunti da fare. Se continuano così, prima o poi troveranno la via del gol. Almeno speriamo. Guarda che non sono riuscito a tirare, ma mica volevo già schiacciare. Già in azione con la seconda parte di questa gara. Fabio, nel secondo tempo le cose possono cambiare. Speriamo che la gara si accenda. Sicuri in fase di palleggio. Ci prova. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Maggio. Bravo, ma impa. Niente, via che andiamo in attacco perché questo non me la sa fa un tubo. Cerca l'uomo là davanti. Ho proprio la terra messa, va in cura. Palla riconquistata immediatamente. Lucioni. Ancora niente gol, 0-0. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Ottimo il fraseggio. Riceve in ottima posizione. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Gli avversari sono molto organizzati in fase difensiva. Non inserisce la difesa. Stanno mantenendo il possesso della palla nella zona centrale del campo. Servirebbe a questo punto un passaggio filtrante. Stepinski è in una posizione in cui può far male alla difesa. Ultimo passaggio impreciso. Poteva essere rotti i coglioni, no? L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Non manca il tempo però per sbloccare il risultato. La gioca in profondità. Scodella in avanti. Bella palla di doppio tiro. Un'altra conclusione. Grande Maimpa. Fammi i cambi dai. Poi fa cagare. Fa cagare in campo. Gli devo far schifo come a merda proprio. Gli devo far schifo, cazzo. Tu guardava fuori dai coglioni, metto Daisy. Alla move mettiamo a... Anzi, facciamo un cambio, mettiamo forte di qua. E alla move mettiamo qua. Più vicini. Jonsen, metto Daisy. Qua cavo Daisy, metto Kingroy. Felici va fuori dai coglioni. E mettiamo... Feliccioli non posso metterlo. Ah, sai, mi aveva fatto il cambio. Posso comunque mettere Kido là e fascia là, ok. Sì, per chi fa da cagare. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Incornata! E hanno sfiorato il gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Cavo via tutte impostazioni avanzate, che guardati i coglioni. C'è la palla lunga in avanti. Ha la possibilità di andare verso la porta. Dai. Può provare. Sì!
Col cucchiaiotto, col cucchiaiotto entra e segna Dezzi, entra e segna Dezzi, e va, dai ragazzi, un altro 1-0 e passiamo, cazzo, dai cazzo, bravo Dezzi, complimenti, ci ha creduto, qua sapevo che meno male loro faranno anche loro una cagata ogni tanto alla track. E voilà, Dezzi entra e segna, grandi cambi per il Venezia. E il Lecce non può far altro che stare a guardare il gol di Dezzi, che lo scucchiaia così. E esultano con i compagni. Taxidis, Taxidis è croccante. Noi ci mettiamo la freccetta giù in difesa. I loro sforzi sono stati premiati con il vantaggio, ma dovranno darsi da fare per difenderlo. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Qui c'è il bravissimo. Bravissimo Maimpa. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Sì, sì, Tonendria si dia a perdere. Lancio lungo del portiere. Ben fatto, intervenuto quando c'era bisogno di lui. Coda, tenta. Coda in ginocchio. E Coda rimane in ginocchio. Rimane in ginocchio. Coda rimane in ginocchio. Sembra che mister voglia fare un altro cambio. Costituzione comprensibile. Sembrava molto stanco. Meglio far entrare un giocatore fresco. Sono andati in ciccata con tutto. Non sapete perdere. Un po' troppo maschio. L'arbitro dovrebbe prendere in mano la situazione con tutto il suo. Non sapete perdere. Non sapete perdere. Non sapete perdere. E sarà rimessa con le mani. Vediamo se che casca. Ah, c'è più che casca sempre su sta roba. Pensa che sia fuori gioco, guarda. Mette in mezzo il traversone. Decide di non rischiare. La vittoria è nelle loro mani, aspettano. La prende piena. Che tiraccio. E un altro 1-0 si sta avvicinando alla vittoria del Venezia. Il passaggio di turno. Mancano pochi secondi alla fine. Henderson. Siamo quasi alla fine, devono trovare un modo per avvicinarsi alla porta avversaria. Lungo passaggio in avanti. Taxidis. Noi passiamo, voi state là, resterete in Serie B. Vabbè, adesso qua non esageriamo, perché questo qua è il pronostico, è il pronostico. In realtà non so, potrebbe anche essere che Lecce ce lo mette nel vaso bello profumato da notte, nel vaso da notte, e resteremo noi in Serie B.
Quindi l'esultanza ci sta per il pronostico, la grande vittoria 1-0, però non siamo così contenti, non si sono mangiati due gol grandi, ma ha fatto delle belle parate. Allora qua con una mano ti sfiori, grande Maipa. Qua coda fratello orso ci prova, ma viene murato. Ah no, murato e poi anche parato. Grande Maipa, ha fatto del paratone Maipa. Eh sì. Colpo di testa di Yalcin, ma alta sopra la traversa. Poi Dezzi qua si approfitta del difensore che prende sonno e gli fa lo scucchiaio. E la scucchiaia tutta in porta e vanno a esultare a tutta forza. Vediamolo da questa angolazione, qua il difensore prende sonno e la scucchiaiata all'incrocio. Poi sempre Yalcin, questo Yalcin non si è male. Yalcin ci prova ma viene fermato due volte. E all'86esimo Coda ci prova ancora. Questo tiro così sciabolato di sinistro, ma e poi vabbè, la frustrazione porta al fallo di Henderson che manda a fanculo anche l'arbitro. Ma Fiordilina fa un tiro di merda nel finale e finisce così. 10-6 per il Lecce, due tiri solo per Venezia e si porta a casa la vittoria. I voti 7 portiere, te credo 4 e mezzo Ricci, complimenti, Mazzocchi 6, tutti 6, 5 e mezzo forte, Kringoi 6, Dezzi 7, migliori in campo, 4 e mezzo Felicioli, terzini sinistri del Venezia, devo dire sono dei fenomeni. Se vi è piaciuto la semifinale di ritorno Lecce-Venezia, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale delle Borneo, ciao ciao.